Salve ragazzi, sono Mr. Giacopiano e benvenuti ad Assen. Siamo nella pista veramente più difficile che ho mai affrontato in questo periodo. Scusate. Abbiamo un assetto veramente tremendo, ma guardate come è andata la qualifica. Bene, come avete visto siamo quarti, ma siamo competitivi comunque, siamo ancora vicini ai primi tre, non proprio tanti, molto distaccati. L'assetto è improponibile quasi, cioè è molto 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 difficile. È molto sensibile innanzitutto le direzioni di cambio. Intanto vi faccio vedere velocemente quali sono gli assetti. E partiamo con la gara. Obiettivo: arrivare i primi. Ok, siamo sulla griglia di partenza. Semafori rossi. Via! La nostra moto, mamma mia, parte più veloce, ma veramente è difficilissima tenerla, mantenere le posizioni. La posizione, questa curva la sbaglio sempre, o quasi, diciamo molto spesso. Ora, la cosa importante è che non ci montino sopra le altre moto, perché il nostro assetto è un po' delicato, diciamo, e quindi, cioè, in realtà la tenuta di strada è buona, è che veramente se mi tocchi io cambio direzione in un modo assurdo. Bene, abbiamo Salom davanti che è il capolista del mondiale, e Vignales, tanto sono sempre loro. Poi c'è Rins, sempre quei tre spagnoli lì, squadre diverse, ma comunque le nazioni sono uguali. Immagino che Salom, che è della Red Bull come noi, sia però del team numero uno ufficiale, come si dice. Ok, cerchiamo di non perdere il contatto dai primi. Io purtroppo devo frenare in punti dove nelle qualifiche non ho mai frenato, proprio perché perché ci sono loro davanti, non posso
saltargli addosso, credo, eh? Insomma, penso che sia meglio, più che altro. Bene, bene, siamo terzi. Il quarto, Rins, è già un pochino più distaccato. Vediamo se riesco a fare una volta tanto quella curva in modo corretta. Purtroppo mi devo alzare il volume delle cuffie perché non riesco a sentire il motore, altrimenti. Questa è la curva più lenta del circuito. Comunque, allora, Assen è veramente la prima volta che lo guido, che ci guido, insomma, che lo faccio, che lo giro, ma è fantastico. È molto veloce, ma è molto difficile. Ecco perché viene chiamata l'universo. Che succede? No, allora ho pigiato per sbaglio, cavolo, mi sono già bruciato un flashback così. Speriamo di non averne bisogno. Comunque, molto. Attenzione, allora stiamo perdendo il contatto. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Magari parlando mi sto un attimo distraendo, perché so che anche se siamo arrivati quarti nelle qualifiche, so che in gara siamo competitivi, siamo più bravi di loro. Devo solo prendere un attimo. Ecco, questo è un punto interessante, mi appoggio un attimo, permesso. Permesso, ora non mi disturbare per favore in questo punto dove i cambi di direzione sono veramente rapidissimi. E siamo primi. Siamo primi al secondo, alla fine del secondo giro. Quindi al terzo. Oh cavolo, qui vado sempre lungo, accidenti. E pensate che per imparare questa pista ho fatto praticamente tutte le gare, le prove libere, cioè 40 minuti più quasi mezz'ora di qualifiche. Prima volta che sto così tanto su una pista, anche perché mi è piaciuta, eh. L'unica cosa, sicuramente non sarei riuscito a fare questa cosa commentando, è troppo impegnativo veramente. Bon, allora Salom appena può lui ci risorpassa tranquillamente, a quanto pare. Qui sono andato un po' lungo, vediamo un po' di riprendermi. Questa curva è interessante perché è molto lunga e non si dovrebbe quasi mai frenare, ma devi modulare, diciamo, l'acceleratore. Allora questo è il nostro punto. No. Ah, che fai? E meno male che siamo compagni di squadra, ma è che lui ha paura di noi, che siamo troppo superiori. Guardate come lo sorpasso, eh? Fantastico. Io ho dovuto frenare un attimo, magari dovrei rivedere meglio come portare quella curva lì. Comunque, allora, la cosa importante è che quel pezzo lì dove noi siamo veramente nettamente superiori è poco prima dell'arrivo, quindi se anche io faccio qualche cagata, ovviamente non grave, e ci risorpassano, abbiamo ancora la possibilità di recuperarlo nell'ultimo tratto. Anche questa, ecco, questa va regolata bene, perché se no ci si arriva troppo lenti. Meno male che il tempo è bello, perché tra l'altro credo che abbiamo avuto soltanto una volta tempo brutto, o forse anche in questa stagione almeno, come wildcard magari ancora un... Quindi siamo stati molto fortunati, perché veramente se qui pioveva
ero per terra oppure ero ultimo, perché veramente ci vuole. A me serve un assetto molto. Molto agile. Ecco, lì mi è toccato frenare, ho sbagliato, vediamo un po'. L'abbiamo distanziato, eh? Ragazzi, io pensavo. Cioè, facendo le prove libere, le qualificazioni, ho sofferto tantissimo per poi arrivare solo quarto. Sappiate che appena io sono arrivato, ho fatto quel tempo lì che avete visto, ho smesso perché non ce la facevo veramente più a. Mi sono accontentato. Forse avrei potuto fare meglio, non so. Comunque, vediamo di non perderci troppo in chiacchiere e di rimanere concentrati, perché. Ma no, no, non così concentrato. Oh, mamma mia, mamma mia. Allora, tutto. Allora, aspetta, che sto riperdendo 7 decimi. 7 decimi da Vignales. Sto perdendo un attimo concentrazione, magari, o forse. Mi sto. Sono troppo tranquillo perché non ho nessuno davanti da sorpassare. Questo intertempo è andato molto bene, abbiamo recuperato ancora 4 decimi a Vignales, ma lo sento dietro. Sì, che non è bello detto così, l'errore da suolo. Soprattutto se uno non vuole sentirsi solo per la fascia. Ok, vediamo di farla a bomba questa. Sì, 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 questa volta è andata bene. Molto bene. Questa è una curva veramente difficilissima. Come la prossima curva, tra l'altro, ritengo. Che non riesco mai a dosarla bene, vedete? Un po' lungo sul cordolo, oppure freno troppo presto, insomma. Comunque, ragazzi, è l'ultimo giro, parlando e gigioneggiando. Siamo arrivati all'ultimo giro. Accidenti. E ce l'abbiamo sempre lì dietro, attenzione, attenzione, sono sempre dietro di noi a 5 decimi. Ma non ci faremo mettere le ruote in testa. Almeno spero. Questa volta non è andata bene come prima, comunque penso che possiamo sempre recuperare un po' da. Quel punto lì dai nostri avversari. Questa anche è una curva che, presa nel modo corretto, ti dà veramente un gran vantaggio. Ecco, presa così invece no. Infatti Vignales tenta il sorpasso all'esterno, ma noi riusciamo a mantenere la posizione. Adesso siamo nel punto dove guadagniamo un po' di vantaggio, cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Oh, siamo andati sul cordolo. Sarà l'emozione. Ok, arrivati all'ultima S prima dell'arrivo. Facciamo un po' di sbavature, ma siamo primi. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Ok, e a quanto pare il secondo. E Vignales, Salom è terzo, quindi riusciamo a guadagnare qualche punticino da Salom. Non so se sto sognando, però niente, adesso siamo a meno 40, 49 da Salom.
già qualcosa. Abbiamo recuperato, rosicchiato qualche cosina da Vignales e un pochino di più da Rinzo. Bene, bene. Ok, ragazzi, allora da Assen è tutto. Andiamo nel paddock. Bene, prendiamo un po' di esperienza, un 13.000 fan, così non c'è male. Andiamo nel nostro La caravan. partita di oggi è Ah stata no, no, prima semplicemente festeggiamo, sì. perfetta. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che poi sono il frutto di tanto duro lavoro. Esatto, e qui lo puoi dire forte, proprio che è stato duro, duro il lavoro. Avrò fatto appunto 50 minuti, no, un'ora per farvi vedere il giro di qualifica. Quel giro di qualifica, quel tempo. Dai, andiamo a vedere, non ce ne frega niente il manager, tanto ti dicono sempre la stessa cosa. Grande piazzamento, grande risultato e via dicendo. Andiamo a vedere un po' di feed. Cal ci dice: grandissimo, continua così e ti toglierai parecchie soddisfazioni in Moto 3. Bene, io vorrei anche togliermeli in qualche altra moto, tipo Moto 2, MotoGP. Vediamo, El Spargarò. Complimenti, mister. Tu e la tua squadra state andando veramente forte. Daniel, grandissimo gioco piano. Ho trovato il mio nuovo pilota preferito. Grande Daniel, e grazie. Logan, e andiamo. Dominio contrastato ad Assen. Logan, grande. E grazie. Mantas, nonostante la Moto 3 sia una categoria molto competitiva, stai facendo bene. Sì, Ivan, vittoria di classe, non c'è da aggiungere altro. Grazie, grazie. Mamma mia, che pilota, solo vederti guidare è un piacere. Grande Sofia, ci fa piacere che tu sia una nostra fans. Ok, quindi andiamo a vedere anche le classifiche. In MotoGP ci abbiamo Pedrosa, Marquez, Lorenzo e Rossi, distaccato anche lui, poverino. In Moto2 abbiamo Espargaró, e lui sempre lo spagnolo avanti. Redding, Kallio e Nakagami. Ecco, almeno qui c'è un po' di nazionalità miste, a parte che dopo c'è Luthi e Gerter, svizzeri, poi di nuovo spagnoli. E noi siamo quarti nel mondiale attualmente alla settima gara, quindi ne abbiamo ancora 10. Diciamo che se recuperiamo 5 punti ogni gara, possiamo anche pensare di vincere il mondiale, e questo vuol dire arrivare primi sempre. A meno che Salom non faccia qualche errore, cioè errore nel senso, come nella gara precedente, che è arrivato secondo, e quindi noi possiamo risucchiare qualche punto in più. D'accordo, allora per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Vediamo un po' con che pista. Ah, al Sakhri, che conosciamo. E se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E a presto, ragazzi. Ciao.